Un boato assordante nel buio della scorsa notte, poi le urla. Parte di un ballatoio della Vela Celeste di Scampia, siamo in provincia di Napoli. È crollato per cause ancora da accertare. Tonnellate di cemento sono venute giù dal terzo piano, interessando anche i ballatoi del secondo e del primo. Due persone sono rimaste uccise. Si tratta di un uomo di 29 anni morto sul colpo e una donna di 35 morta poco più tardi per i gravi traumi riportati. 13 feriti, alcuni in maniera grave, subito trasportati agli ospedali Cardarelli e Santo Bono di Napoli. Tra questi ci sono anche 7 bambini, tra i 2 e gli 8 anni, tutti membri della stessa grande famiglia. Sul fatto la polizia ha aperto un'indagine. Non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata resta quella di un improvviso cedimento strutturale. Per avere più certezze occorrerà attendere le verifiche da parte dei vigili del fuoco che sono ancora in corso. Subito dopo la tragedia, avvenuta intorno alle 23, decine e decine di persone si sono riversate in strada per la paura e il timore di nuovi crolli. Tutta la zona resta transennata. La Vela Celeste, una delle ultime rimaste in piedi dopo gli abbattimenti degli anni scorsi, avvenuti nel quartiere salito alle cronache dopo il romanzo e il film Gomorra, è stata interamente evacuata, circa 800 le persone sfollate.